Buongiorno a tutti. Oggi parliamo con Beppe Bagni e con Valentina Chinnici. Beppe Bagni è stato fino a domenica scorsa il presidente nazionale del CIDI e Valentina Chinnici è la presidente che è stata eletta dalla segreteria nazionale proprio domenica a seguito appunto dell'Assemblea nazionale del Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti. Allora, Beppe, tu hai condotto il CIDI per 11 anni, no? Pochi giorni fa si è concluso il tuo mandato. Vogliamo fare un rapido bilancio di questi 11 anni? Sono stati 11 anni importanti per la scuola italiana, immagino anche per la vostra associazione. Beh, io sono di parte, nel senso quello che ha gestito il coordinamento nazionale, che è il nostro organo, diciamo, che indica le linee di intervento del CIDI, la politica del CIDI, e poi la segreteria nazionale deve attuarla. Quindi io sono il responsabile dell'attuazione. A me pare che sia andata, che siamo stati sempre coerenti e sempre molto attivi. Io, se mettessimo in fila tutte le iniziative culturali e politiche che abbiamo intrapreso, verrebbe fuori un documento di molte migliaia di pagine, perché a livello nazionale abbiamo lavorato tantissimo. Chiaro, prendendo atto della difficoltà degli insegnanti di avvicinarsi al mondo delle associazioni, perché sono sicuramente più oberati di burocrazia, più chiamate a restare dentro la scuola. Quindi i migliori insegnanti, quelli che si danno di più per la scuola, lo fanno spesso nella propria scuola. E quindi il tempo manca loro per occuparsi più in generale della situazione della scuola nazionale, del livello degli abbandoni in tutte le zone, in tutti i territori. Però, detto questo, l'avere un presidio in ogni città, in ogni regione del CIDI, che ha garantito un punto d'ascolto, un punto di riflessione, una collegialità, diciamo, elettiva, non quella obbligata dagli organi collegiali della scuola, è stato positivo. Senti Beppe, tu in realtà sei stato all'interno della scuola, del mondo della scuola per tanti anni, insomma, per parecchi decenni. Ecco, rispetto ai decenni precedenti che tu avevi trascorso nella scuola, questo ultimo decennio, cioè quello in cui tu sei stato presidente del CIDI, è stato particolarmente impegnativo? No, è stato un anno, è un decennio molto difficile e dal punto di vista culturale anche un decennio di arretramento. Perché se io devo mettere in fila i documenti belli che sono arrivati dentro la scuola, 2012 le nuove indicazioni, i nuovi orizzonti sempre con lo zampino del nostro grande Giancarlo Cirini, ma se togliamo questi documenti, tutta la riflessione sulla scuola è arretrata in questi ultimi 10 anni. Appunto, dalla legge 107 in poi, non c'è stato più quel legame che io sto cercando, e Valentina sono sicuro meglio di me saprà portare avanti, quel legame con la scuola e con il mondo della politica. Noi, le associazioni, non solo il CIDI, ma il CIDI anche, fra le altre, siamo una società di mezzo, siamo la scuola riflessiva, siamo la scuola che pensa alla scuola anche quando è fuori scuola. Lo fanno tutti gli insegnanti, siamo insegnanti anche quando si dorme, però si pensa proprio agli alunni, non si pensa al sistema di istruzione, non si pensa alla piaga della dispersione. E noi, le associazioni lo fanno, ma stanno in quel limbo, in quello spazio di mezzo. È quella società di mezzo che è stata bypassata completamente. C'è questa crisi dell'intermediazione di cui abbiamo sofferto. Allora, adesso a Beppe Bagni, che non dimentichiamo, ricordiamolo, è stato insegnante di chimica nelle scuole superiori, nelle secondarie di secondo grado. Succede, arriva una insegnante invece che ha una formazione completamente diversa, formazione classica. Lei è latinista e grecista, poi ha insegnato nella scuola secondaria di primo grado. È curioso questo passaggio dalla scienza all'antichità classica. Tra l'altro, Valentina Chinnici, l'eredità che prendi in mano è anche un'eredità importante. Insomma, Beppe Bagni è stato appunto presidente per 10 anni e quindi, insomma, come ti senti a prendere in mano l'associazione in questo momento?
Intanto grazie per questo spazio di parola e per la possibilità di incontrare, mi viene da dire il mio presidente, perché Beppe sicuramente è stato proprio il mio presidente negli ultimi 10 anni e quindi per me una figura di riferimento fondamentale, così come per il CIDI e per la scuola tutta. Mi piace ricordare però che sia io che Beppe condividiamo una storia lunga 50 anni. Perché il CIDI ha compiuto quest'anno 50 anni e quindi io sicuramente mi sento una nana sulle spalle dei giganti, però e mi piace ricordarli questi giganti perché sono persone che hanno dato tantissimo veramente all'associazione e alla scuola, Luciana Pecchioli, la fondatrice, Alba Sasso, Domenico Chiesa, Sofia Toselli e poi appunto Beppe e adesso io. Quindi parliamo di sei presidenti in 50 anni e di questi tempi, diciamo, di flessibilità e liquidità, un'associazione che diciamo, porta avanti i suoi valori fermi, solidi, mi viene da dire, da 50 anni, è un valore aggiunto importante e quindi faremo di tutto perché la voce del CIDI risuoni sempre, nonostante diciamo, i periodi di deserto o di poca attenzione da parte della politica. Quindi sì, sicuramente diciamo, il senso di inadeguatezza c'è, un po' di ansia certamente, però ecco, il CIDI è veramente una comunità. Senti Beppe, uno dei problemi, uno dei temi di cui si occupano un po' tutte le associazioni professionali, ma la vostra poi se ne è occupata sempre molto spesso in modo particolare, è quello anche della formazione dei giovani insegnanti. Anzi, molto spesso le associazioni hanno proprio questo ruolo, cioè quello di aiutare i giovani insegnanti a entrare nel mondo della scuola. E questo tema della formazione è un tema importante. Secondo te c'è spazio per affrontare questo problema in maniera seria e non soltanto sulla carta, con un qualche provvedimento un po', come dire, fatto per risolvere l'emergenza? Ecco. Io lo spero, i segnali sono pessimi perché avevamo lavorato insieme all'università, insieme alla consulta dei pedagogisti, insieme all'associazione della scuola, in accordo tutti sul fatto che c'era bisogno di una specializzazione per l'insegnamento con 60 crediti universitari, ci mancherebbe universitari, dopo la laurea magistrale fatti dall'università in collaborazione con le scuole. E purtroppo, di nuovo, gli equilibri politici di questi ultimi anni hanno fatto sì che si arriva a qualcosa che assomiglia un po' a una specializzazione, ma molto assomiglia anche a una laurea abilitante, per cui con la possibilità di iscriversi a due università, a due corsi di laurea in contemporanea, quindi uno in presenza e uno anche online, e quindi di acquisire crediti nello stesso periodo del quinquennio universitario, si finisce per non avere più quell'anno di tempo per vivere scuola e università, che è fondamentale, perché quello che ha detto Valentina è l'unico modo in cui ci si forma all'insegnamento. È lo stesso che ho vissuto io da chimico studiando Piaget e Vygotsky al CIDI di Firenze, ma da insegnante, perché è bello sapere che tu domattina vai in classe, ma i tuoi alunni li vedrai, li osserverai diversamente perché hai letto di Vygotsky, hai letto di Piaget, e quindi in qualche maniera hai uno sguardo da esperto, hai uno sguardo quasi curioso. Se invece sei uno studente che studia perché deve fare l'esame e il libro è un libro da sottolineare, ma non c'è una pratica contemporanea, è un esame in più, ma non è un'esperienza professionale che acquisisci. Un'ultima domanda. Voi, soprattutto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, avete messo insieme un piccolo pool di quattro associazioni che molto spesso ha, sottoscritto, firmato documenti pedagogici e non solo, molto importanti. Mi riferisco al, come dire, al lavoro che avete fatto in questi anni con il Movimento di Cooperazione Educativa, con Proteo Fare Sapere e con l'Associazione Italiana dei Maestri Cattolici. Ecco, siete quattro anime un po', diverse. Fra di voi, perché c'è il Proteo che ha un'anima più, se vogliamo, sindacale, visto che Proteo è l'associazione professionale della CGIL, l'MCE che è un'associazione con un'anima tipicamente pedagogico-didattica, e l'Associazione Italiana dei Maestri Cattolici, che appunto rappresenta anche l'area, come dire, più cattolica, appunto, del mondo della scuola.
Come vi siete trovati in questi anni a mettere insieme queste quattro anime e cosa pensi, Valentina? Continuerete a lavorare in questa direzione? Beh, tanto io dico subito, ci siamo trovati perché appunto abbiamo capito che per riuscire a contattare l'università, per creare un modo di pensare la scuola, c'era bisogno di unire le forze, a partire dalle differenze di ciascuno, non nonostante, a partire, perché le sensibilità diverse arricchiscono, non si fanno sintesi fra uguali, no? Se sintesi si fanno fra diversi, altrimenti non si può arrivare a nessun prodotto che abbia un valore aggiunto maggiore. E quindi abbiamo tanti temi su cui siamo perfettamente in sintonia, quello della formazione iniziale, quello del ruolo della scuola nella democrazia, e su questo abbiamo lavorato insieme. Valentina, sono sicuro che ha apprezzato, l'ha già detto, e continuerà questo lavoro perché abbiamo bisogno di farci ascoltare. Quindi, Chinnici, andrai avanti anche tu su questa strada. Assolutamente sì, credo che se ho una qualità è la capacità di fare squadra e fare rete. Sono stata presidente del CDI di Palermo per 8 anni e in questi 8 anni il CDI è cresciuto proprio perché abbiamo fatto sinergia con tante associazioni, senza appunto a partire da ciascuno dalla propria identità, senza diciamo compromissioni facili. Però ecco, il dialogo incessante ha fatto sì che il CDI di Palermo arrivasse anche ad avere 600 iscritti, che è una cosa bella, importante. E poi ho ricreato il forum delle associazioni professionali della Sicilia, che non esisteva da 20 anni. Siamo rimessi insieme, siamo, se non sbaglio, 14 o 15 associazioni, perché man mano si vanno aggiungendo. E da un anno è rinato questo forum professionale della scuola e dell'educazione in Sicilia, così come c'è in Piemonte. Chiaramente quello del Piemonte ha una storia più importante, però ecco, fare rete in questo momento è veramente fondamentale. Ultimissima questione e poi chiudiamo. Da qualche settimana, con il cambio alla guida del Ministero, sono entrate nel lessico della scuola alcune parole nuove: umiliazione, merito. Beppe, che cosa ne pensi? Hai una domanda di riserva? Perché no, umiliazione non può essere una parola della scuola. L'umiliazione, noi non possiamo tornare al cappello con gli orecchi lunghi di Pinocchio per umiliare i sciuchi, i famosi scolari che non apprendono. No, no, la scuola deve capire che oggi ha il dovere di motivare allo studio, non può solo pretendere lo studio, lo pretende quando lo ha motivato, quando ha messo in moto le loro intelligenze. Ma se tu non fai sentire a ogni alunno che è accolto nella scuola, non che gli viene trovato un posto al banco in classe, ma che è accolto perché quel tempo è un tempo dedicato alla sua crescita. Ecco, se noi adulti non diamo questo messaggio, poi non si può parlare di umiliazione, di lavori socialmente utili come punizione. Ecco, credo proprio che sia un vocabolario pessimo. Fammi aggiungere, tanto poi prende la parola Valentina e chiude lei giustamente, che io sono orgoglioso della scelta della segreteria nazionale di chiedere a Valentina di prendere il ruolo di presidente nazionale. L'ho conosciuta a Palermo, mi accompagnava all'autobus per Punta Raisi, che era ancora studentessa universitaria, mi diceva: io non sono convinta di fare il dottorato di ricerca perché quell'ambiente non fa per me, a me piacerebbe la scuola. E mi disse: questa è anomala, assolutamente anomala. E le persone anomale sono preziose, sono come le mutazioni, che sono poche dentro una specie, ma sono i motori dell'evoluzione. Quindi io sono tranquillissimo che il CD con Valentina farà passi da gigante. Scusa Beppe, però a questo punto mi provochi la battuta. Allora, diciamo che Valentina Chinnici è la nuova presidente perché se lo merita di essere presidente. Quindi, Certamente, quindi il certamente. merito non è, quindi Valentina Chinnici, il merito non è una brutta parola. Non lo è affatto, non lo è affatto. L'ipocrisia è pensare che gli insegnanti non riconoscono nella scuola il merito. Lo riconosciamo perché quando un alunno vale lo aiutiamo a diventare ancora più bravo. È che il merito di alcuni non può far dimenticare che tutti meritano di crescere a scuola. Chinnici, vuoi concludere tu con una battuta su questa questione del merito?
Sì, allora, sulla questione del merito, è una di quelle parole, su cui chiaramente poi si va a finire con scontri ideologici, perché noi sappiamo che la parola merito non è neutra. Certo, nessuno può dire di essere contrario al merito, ci mancherebbe altro, no? Poi soprattutto in Italia, dove si è andata avanti per raccomandazioni o cose del genere, è chiaro che parlare di merito sembra quasi che sia un valore. Però le parole vanno inquadrate appunto in una cornice di valori. Non possiamo fare in modo che la povertà educativa, se la vogliamo chiamare così, la dispersione scolastica, la povertà anche materiale siano considerate colpe. E quindi, se qualcuno deve meritare, bisogna dare a tutti ovviamente le stesse possibilità di partenza. Ed è la più grande delle ipocrisie pensare che qua in Italia, quantomeno o al sud, qualcuno si faccia da solo, no? Io sono una persona fortunata perché i miei genitori erano mia madre, una maestra elementare, mio padre, un professore universitario, e quindi, pur essendo la quarta di quattro figlie, quindi una famiglia anche impegnativa, non eravamo ricchi, però ecco, mi è stato insegnato che i libri erano importanti quanto e più del pane. Ma questa è solo una fortuna che io ho avuto, una grande fortuna. Quindi diciamo, poi ho avuto la fortuna di incontrare nella mia strada dei maestri con la M maiuscola e quindi ritorno al discorso del CD. Anche questa è una fortuna che ho avuto nella mia vita. Quindi io posso restituire un po' di fortuna che ho avuto, ecco, cioè mi merito, diciamo, il ruolo, ma perché ci sono state una serie di circostanze fortuite che mi hanno accompagnato da quando sono nata. E allora però non possiamo premiare solo i fortunati. Questo, diciamo, è il nostro punto di partenza, per cui, perché se no disattendiamo la Costituzione, andiamoci là, cioè quel rimuovere gli ostacoli. A noi del CD piace sempre, a me da latinista mi piace ricordare che quel rimuovere è una parola forte scelta proprio con finezza dai padri costituenti, perché c'è quella la rimozione delle macerie della Seconda Guerra Mondiale, che non sono altro che proprio quelle macerie che tuttora pesano su migliaia di ragazzi e ragazze, soprattutto al Sud Italia, ma non solo al Sud Italia. Riprendo una parola che ha detto poc'anzi Valentina, cioè la parola fortuna, e quindi concludo augurando buona fortuna e augurando ovviamente ogni bene per voi, ma anche per la vostra associazione. Quindi auguri e buona fortuna a Valentina Ghinnici per questo nuovo importante incarico e buona fortuna anche a Beppe che sicuramente non smetterà di occuparsi di scuola, continuerà ad occuparsene, Certo. continuerà ad essere, come dire, una importante voce critica all'interno del mondo della scuola italiana.